abbiamo reagito bene, abbiamo reagito con la giusta velocità che ci contraddistingue, siamo stati a volte approssimativi e troppo leziosi, però poi quando abbiamo cercato di recuperare la partita non ci siamo riusciti per imprecisione dei nostri. I programmi, la società credo, io ci ho parlato pure, i programmi la società dovrà crearsi soprattutto per se stesso e vedere, anche loro devono, anche il presidente Bartolini dovrà capire anche di che vita dovrà vivere questa società. È chiaro che il mio desiderio è quello, ma non solo il mio, ma anche della città, della tifoseria, della stessa società, del presidente, è che si possa fare l'anno prossimo un campionato e che si inizi magari con le giuste condizioni possibili, perché questo è un campionato, anche se con molto disordine, quest'anno ha dimostrato di essere tecnicamente un campionato molto valido. Allora mister, avete fatto la gara fino al gol, poi avete gestito il calcio di rigore, quindi avete portato via 3 punti. Gestione è un po' una parola grossa, nel senso che poi le forze sono venute anche meno, non avevamo più. Non sembrava che avevate giocato venerdì comunque fino al gol. Noi abbiamo fatto 7 partite in 15 giorni, qualcuno se le fatte tutte, quindi era inevitabile che pagassimo qualcosa. Proprio adesso stiamo scherzando allo spogliatoio con i ragazzi, sono arrivati a fornire comunque delle buone prestazioni nonostante la situazione che ci si è venuta a creare, motivo del fatto che durante la stagione hanno lavorato bene, si sono sempre comportati seriamente e sinceramente mi dispiace non aver raggiunto quest'anno i playoff perché questi ragazzi. Perché ci siete stati dentro per molto tempo e avevi un'ottima squadra per poterlo fare. Questi ragazzi lo meritavano, capito? Però purtroppo siamo stati bravi fino a un certo punto del campionato a non incappare in questa malattia e poi invece ci ha preso colpito in pieno e purtroppo ne abbiamo pagato le conseguenze. Giulianova ha fatto, secondo me, un grandissimo campionato da quando è arrivato il mister. Io ho visto queste ultime partite, ha giocato con squadre tipo Matese, tipo Notaresco e non mi è apparso sicuramente assolutamente inferiore, quindi ho visto una squadra che credeva molto di più nei propri valori e è andata sempre in campo con grande personalità, quindi si è visto il lavoro dell'allenatore. Futuro? Futuro domani, parlerò con la società, ci metteremo a tavolino e vediamo cosa si può fare, capite così? Vediamo se continuare ancora insieme, capite così? Penso di sì, oppure prendere strade diverse, vediamo.